Guardate che meraviglia, stamattina c'è l'arcobaleno, così. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo vlog. È la mattina della vigilia di Natale, oggi è il 24 di dicembre, noi abbiamo appena finito di fare colazione, siamo svegli più o meno da una mezz'oretta e adesso sono qui davanti alla stufa così a impigrirmi un pochettino, mi piace farlo quando so di avere un po' di tempo. E niente, mi sono giusto lavata la faccia, lavata i denti, non mi sono ancora pettinata, non mi sono ancora vestita, sì sono in tuta ma insomma non mi sono ancora preparata, non ho fatto niente e adesso sto vigilando sul panettone che è nel forno, non per cuocere ma perché sta lievitando. Ieri alla fine, domenica, abbiamo deciso di iniziare la preparazione del panettone seguendo la ricetta tradizionale, perché quella che vi ho fatto sul canale ultimamente sì, è venuto bene, però non so cos'ho io nei confronti del panettone, è proprio una sfida e quindi ho detto no, anche stavolta io devo provare a fare il panettone seguendo una ricetta tra virgolette normale, quindi non accorciata. Ormai sono 3 anni che lo facciamo e quindi ho detto no, dai, anche stavolta io devo portare avanti questa tradizione e quindi abbiamo seguito una ricetta nuova che è la ricetta di Iginio Massari. Sapete che è uno dei più famosi pasticceri d'Italia e io l'ho conosciuto con Masterchef, no, l'ho conosciuto forse a Bake Off e poi dopo ho continuato a vederlo anche a Masterchef ogni tanto e comunque sa il fatto suo e abbiamo deciso di provare questa ricetta. Ieri ci siamo messi lì, abbiamo fatto tutti i vari passaggi, la biga, il primo impasto, secondo impasto, terzo impasto. Se non erro, questa ricetta ha quasi un passaggio in più rispetto alla ricetta che vi ho fatto sul canale anni fa e insomma la consistenza mi è sembrata bella sin dalla prima lievitazione, è cresciuto molto e poi ieri sera abbiamo fatto l'ultimo impasto alle 11, ieri eravamo qui alle 11 a impastare, l'abbiamo messo nel forno spento soltanto con la luce accesa e quindi è lì. E lì da nemmeno 12 ore perché sono neanche le 9, quindi deve stare il più possibile. Adesso ho acceso leggermente il forno, l'ho messo sui 30 gradi, 25-30 gradi, così do quella botticina di calore perché durante la notte comunque sì, la lampadina un minimo crea calore ma non più di tanto, quindi dovrebbe aiutarlo in questo modo a crescere un po' di più. Non va messo troppo vicino a fonti di calore perché altrimenti si seccherebbe la parte superiore e poi rischia di crescere ma sgonfiarsi dopo, quindi deve essere proprio una lievitazione molto molto lenta, tanto noi ce l'abbiamo bisogno per domani. Abbiamo fatto anche degli stampini piccoli come quelli che ho fatto l'altra volta, così da testarlo, vedere com'è. Soltanto che con uno abbiamo sbagliato la dose e tipo è già strabordato fuori. Vabbè, dopo ve li faccio vedere tutti. Che cosa dobbiamo fare oggi? Gigi è già uscito, è appena uscito ed è andato a portare la Penny, come dico io, dalla parrucchiera, perché la Penny è andata a farsi il bagnetto, visto che non è che profuma poi più di tanto, poi ogni tanto glielo facciamo fare. Penso che saranno di ritorno tra un'oretta e mezza circa e mi piacerebbe tra un'oretta e mezza infilare in forno il panettone per cuocerlo, però vediamo, calcolando anche che con questa ricetta bisogna tenerlo capovolto per un po' di ore. Mi devo dare un po' una mossa, lo so. Che cosa devo fare io stamattina? Quindi mentre aspetto loro, vigilo sul panettone assolutamente, perché non mi deve sfuggire come l'altra volta, perché non voglio farlo strabordare, visto che seguo sì la ricetta di Iginio Massari, però vorrei farlo mandorlato, quindi con la glassa alla mandorla sopra, e non voglio fare come l'altra volta che è tutta uscita, che si è sporcato tutto lo stampino, il pirottino. So che è una piccolezza, però comunque vorrei prestare un po' di attenzione. Poi cos'altro devo fare? Vorrei lavarmi i capelli, quindi doccia capelli, prepararmi per stasera che abbiamo la prima cena in famiglia. Devo anche preparare il Danubio salato per domani, perché altrimenti domani mattina non avrei veramente il tempo per farlo lievitare. Non ho voglia di alzarmi sinceramente all'alba alle 6 del mattino per preparare tutti gli antipasti, perché arriverei al pomeriggio già morta e invece voglio godermi la giornata, quindi lo preparo oggi nel pomeriggio, però credo. Oppure potrei fare l'impasto stamattina
tarda mattinata, lo lascio lievitare un po' di ore, sì, penso che farò così. E poi lo cuocerò oggi nel pomeriggio. Dove siamo stasera? Stasera prima cena natalizia della famiglia e siamo a casa della famiglia di nostro cognato. E questa cosa mi piace molto perché si è creata una bella famiglia allargata. E veramente questa cosa mi... quando ci penso, vedete, sorrido perché... è quello che ho sempre immaginato. Io ho sempre immaginato una famiglia grande, però essendo io figlia unica, capite che insomma non ho mai avuto grandissime speranze. Poi con lui comunque la famiglia si è allargata, sua sorella, i suoi genitori, i suoi parenti, zii, eccetera. E appunto adesso si è allargata anche alla famiglia di nostro cognato. E la cosa mi piace tantissimo. Ci sono i suoi genitori, suo fratello con la moglie. A me piace vivere in queste situazioni, in questi contesti, e appunto stasera siamo da loro. Loro non ci saranno il giorno di Natale perché poi ovviamente anche loro hanno dei loro impegni, e se non erro saranno dai consuoceri. So che non è facilissimo da spiegare, però per me è semplice perché conosco tutta la situazione, tutte le persone. Spiegarlo magari risulta un po' meno semplice. Comunque il giorno di Natale saremo tutti insieme, però a casa dai nonni. Ci saranno i miei, i suoi, quindi saremo tutti come al solito. E poi faremo Santo Stefano ancora dai nonni, ma la sera andremo da altri zii di Gigi. Andremo tutti insieme. Quindi si prospettano 3 giorni di mangiate, anche se in realtà noi abbiamo iniziato 2 giorni fa, quando ho vloggato sabato sera. Siamo andati al compleanno, siamo andati a 2 compleanni, abbiamo mangiato. Non vi ho fatto vedere tutto perché alcune cose me le sono perse, però vi dico che c'erano una marea di antipasti, continuavano a uscire antipasti e portavano questi piatti grandi in ogni 4 persone credo, ed eravamo quasi 20 persone, 18-20 persone. Quindi sono arrivati i salumi, la fine del mondo, bresaola, lardo, pancetta, era tutto strabuono. Poi sono arrivate frittatine, poi dei mini paninetti con all'interno, forse anche qui il lardo, non ricordo, però erano pazzeschi. La pizza, poi c'erano un sacco di sottaceti, funghetti, peperoni, pomodori, tutte queste cose qui che per me fanno molto Natale, mi piace mangiarli in queste circostanze. Poi altre cose ma non mi ricordo. Alla fine sono arrivati 2 primi, un risotto con taleggio, rosmarino e lardo, che vi giuro penso il più buono mai mangiato in vita mia. Poi sono arrivate le tagliatelle con il ragù, poi è arrivato il secondo ed era un filetto, ma non ne sono sicura, io non mi intendo tanto di tagli di carne. Comunque era cioè si scioglieva in bocca, era veramente buono, con le patate arrosto. Poi dopo un po' di amari, e quindi c'era il liquore alla mela, il liquore al mandarino, il limoncello, di tutto e di più. Anzi, c'era anche il dolce. Io ho preso uno strudel, Gigi ha preso una panna cotta, i frutti di bosco, poi c'era la torta, di tutto e di più. Quindi abbiamo iniziato le mangiate natalizie la sera di sabato, il 22 mi sembra. Ieri siamo andati avanti perché abbiamo avuto qui un pranzo, però ci siamo mangiati la pizza, quindi non proprio leggeri leggeri, e oggi si continua, si va avanti. So che sto già parlando troppo, io andrei a controllare il mio panettone così vi faccio vedere com'è la situation. Lo vedete? Riuscite a vederlo? Io direi che ci siamo quasi, perché più o meno è 1 centimetro dal bordo e io quasi quasi lo tirerei fuori per mettere sopra la glassa. Poi qui ci sono i pirottini. Non si vede. Eccoli qui i pirottini, anche lui credo che sia pronto. E poi c'è lui, che mi è sfuggito di mano ed è già strabordato. Comunque, a proposito di cose da fare, devo cambiare i cuscini delle sedie e la passatoia della cucina. Quindi devo mettere quelle natalizie. Ci siamo ragazzi, questa volta non mi è sfuggito, non è cresciuto troppo. Siamo più o meno a 1 centimetro dal bordo, guardate qui. È lievitato veramente tanto, perché abbiamo messo anche meno impasto del dovuto, in modo da farlo crescere veramente tanto e formare una bella alveolatura all'interno. Adesso ho preparato la glassa alle mandorle, che è la stessa dell'altra volta, e un po' di mandorle. Bene, rischio perché è molto più delicato rispetto a quello dell'altra volta e vado a spennellarlo con la glassa sperando che non si ammusci. Eccolo qui. Glassato, una bella quantità di mandorle perché ci piacciono, anzi ne metterei anche di più, ma non vorrei
esagerare, creare troppo peso, non credo, però vabbè, non esageriamo. E adesso possiamo infornarlo, non vedo l'ora di sfornarlo, veramente. Eccolo qui, finalmente dopo 45 minuti. Questa volta la glassa non è colata da nessuna parte, è venuto bello rotondo, non è venuto un funghetto. Nessuna mandorla si è staccata, è volata via, si è attaccata al forno. Guardate, qui è leggermente più scuretto, quindi ve lo farò vedere di qui. Adesso vado a infilzarlo alla base e poi lo capovolgo per qualche ora per evitare che si sgonfi. Sei tutta pompolosa! Come Bianca? Bianca bianca. Pulita. Vieni. Aspetta almeno che smetta di Perché devi piovere. uscire? No! Guarda come sei bella. Dove sei? E devi uscire, devi andare. È mancata un paio d'ore da casa, devi andare. No! Quale? Accendi la luce. Ecco i piccoli. Quello che vuoi. Ho fatto i due mandorlati e uno no. Sono ancora bollenti però, eh. Questi secondo me rimangono un po' più compatti. Abbassa che non ti vedo. Questi rimangono anche più compatti perché sono cresciuti meno. Dovremmo aprire anche questo qua. Vai, prova assaggio. È molto più soffice dell'altro. E anche più dolce. Quindi un panettone più i piccolini che avete visto, ma non è tutto perché ce n'è un altro. Questo è meno in pasto, sempre nello stesso stampo da 750 grammi. Volevamo fare un esperimento e farlo lievitare di più. Infatti è lievitato diverse ore in più rispetto a quest'altro e quindi vogliamo vedere com'è all'interno, se è molto più areoso, se rimane uguale. È proprio un esperimento, qui si è un po' scurito, però è la glassa. E niente, adesso vado a capovolgerlo, altrimenti si abbassa troppo. Invece qui, nella ciotola della planetaria ho messo a lievitare l'impasto per il Danubio salato ed è già cresciuto tantissimo, però lo lascio lì ancora almeno un'oretta. La ricetta è quella di Benedetta, fatto in casa da Benedetta, la seguo, mi piace tantissimo, faccio tante sue ricette. È la prima volta che provo questo Danubio, quindi incrocio le dita, spero che venga bene, spero che venga bello, gonfio e morbido. Come il suo, lei dice di farli lievitare 2 ore. Io penso che lo lascerò anche un po' di più e poi con l'aiuto di Gigi formerò i panini, andremo a farcire e poi farò vedere come vorremmo disporli se ci viene. Devo dire che ha lievitato giusto un pochino, pochino. Quindi adesso vado a lavorarla la pasta e a formare le palline. Parlo piano perché Gigi sta facendo un pisolino. Meraviglia, delle meraviglie. Allora, ho seguito la ricetta di Benedetta, come vi dicevo prima, per formare l'alberello invece ho guardato l'alberello di Chiara Passion che lei ha fatto con dei panini all'olio, aromatizzati poi alle erbe. Invece io ho messo sopra semplicemente dei semi di sesamo che a me piacciono tantissimo. Spero veramente che non si deformi troppo in cottura perché è carinissimo. Ragazzi, ma la meraviglia. Guardate, adesso si è raffreddato, i panini sono anche sofficissimi, ne sono venuti fuori alcuni in più, in realtà erano tre, però uno se l'è già mangiato qualcuno, però guardate come restano morbidi morbidi e sono anche belli pieni, li ho farciti parecchio, infatti sono belli cicciottelli. E niente, per oggi direi che ho preparato tutto. Domani mattina dovrò preparare gli ultimi antipasti, però essendo tutti di pasta sfoglia sono abbastanza veloci. Ho appena finito di prepararmi e mi sono truccata, eyeliner, tutto molto semplice, però voglio le labbra rosse stasera, assolutamente. Il rossetto lo applicherò più tardi perché adesso dobbiamo andare a portare alcune cose dai miei, dai nonni per domani, lasciamo la penny dai miei e quindi lo applico dopo perché la cena sarà tra un po'. Però non so proprio che rossetto, che rosso mettere, non so se questo, che è più un rosso fragola ed è il 613 di Mesauda, oppure lui, che è il 614, è proprio un rosso, forse più natalizio questo, oppure un colore un po' diverso ed è lui. Magari sembreranno tutti uguali, ma vi assicuro che sono diversi nella realtà.
Questo è di L'Oreal ed è il 345 della linea Color Rich. Scusate il fiatone, ma ho fatto le scale di corsa per fare il prima possibile. E qui c'è anche il mio nome perché me l'hanno fatto l'anno scorso all'evento di L'Oreal, personalizzato. E questo è pazzesco perché ha tutti dei riflessi dorati all'interno, quindi secondo me è particolarmente nataloso, natalizio. È molto bello, quindi mi sa che applicherò lui. Mi stavo dimenticando un po' di ombretto sulla rima inferiore, non so se si vede, però ultimamente mi piace fare questa bella riga di eyeliner con una codina finale bella, bella pronunciata, pronunciata perlomeno per me, e mettere un po' di ombretto marrone in modo da, diciamo, creare un qualcosa che si vada a allineare con la codina. Ok, adesso sì che ci sono, vado a cambiarmi e poi siamo pronti per uscire. Buongiorno, 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 così con il sole, un cielo azzurro meraviglioso ed è Natale. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buon Natale, non so quando vedrete questo video, in ogni caso buon Natale in ritardo. Per noi è il 25 di dicembre finalmente, io mi sto preparando, mi sono dato una sistemata, una truccatina veloce perché ho avuto un sacco di cose da fare stamattina, mi sono sistemata un po' i capelli in qualche modo ed è Natale finalmente, devo soltanto cambiarmi io mentre Gigi è già a posto, la penna è fuori che fa casino. E poi finalmente possiamo andare, finalmente, adesso vi racconto di ieri sera, finalmente possiamo andare a pranzo, quindi ci scambieremo i regali tra di noi tutti insieme, quelli nostri ce li siamo già dati stamattina e dopo invece si apriranno gli altri, quelli che sono già a casa dei nonni. Ieri sera è stata una bellissima serata, siamo stati benissimo, siamo tornati a casa che erano circa le 3, siamo andati a dormire abbastanza tardi stamattina. Alle 8 eravamo tutti e due svegli perché ormai abbiamo questa sveglia biologica maledetta che non ci molla, e quindi più delle 8, massimo 8 e mezza non riusciamo, quindi è arrivata la Penny, ha iniziato a fare un po' di casino, eravamo già mezzi svegli e alla fine, visto che è saltata sul letto, abbiamo detto va bene, ci alziamo e basta, apriamo i regali e poi ci siamo messi in cucina tutta la mattina. Io ho cercato di camuffare un po' le occhiaie, gli occhi gonfi perché, ripeto, ieri sera è stata una bellissima serata, siamo arrivati a casa tardi ma più che altro avevo mangiato tantissimo, fate conto che a mezzanotte eravamo ancora lì a mangiare e stamattina proprio voglia di fare colazione pari a zero, il che per me è veramente strano perché io sono abituata a mangiare subito, mi alzo e dopo 2 minuti ho bisogno di mangiare, proprio una cosa mia, non so se anche voi la capite, però molte persone invece non riescono a mangiare a colazione, cosa che a me non succede quasi mai se non a Natale o in casi proprio rari in cui magari non sto bene. Stamattina niente, un tè caldo al limone perché ci voleva per digerire ancora dalla sera prima e basta, anche se adesso iniziamo ad avere fame, inizio proprio avere la pancia che borbotta, calcolate che è mezzogiorno adesso, ma ora che mangeremo saranno più o meno le 2, sicuramente staremo a tavola fino alle 4, 4 e mezza e poi giocheremo un po' e vi farò vedere qualche spezzone del nostro Natale, anzi adesso vi faccio vedere quello che ho preparato stamattina e poi appunto vi porteremo con noi, ovviamente non filmerò tutto il giorno, lo sapete come sono fatta, io voglio godermi queste giornate. E quindi vi farò vedere giusto qualche spezzone, però spero che vi possa far piacere questa cosa. Ancora tantissimi auguri di buon Natale a tutti, un bacione!